Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, 100% partecipiamo. Adesso parliamo delle bellezze, delle notizie belle del nostro territorio. Pensate che dopo circa 10 anni riapre al pubblico la Torre dell'Orologio di Piazza Fontana, uno dei luoghi simbolo della città dei due mari, e la cerimonia inaugurale con la presenza delle autorità cittadine è in programma sabato 26 ottobre alle ore 19. Ed è per questo motivo che entro in collegamento telefonico con il presidente e fondatore del Museo al mare, Alessandro Maruccia. Buongiorno Alessandro, benvenuto. Ciao, buongiorno Anna, buongiorno a tutti. Allora, finalmente, insomma, si riaccenderà la torre dell'orologio questo sabato. Sì, è una cosa fantastica. Siamo già da qualche mese all'interno della torre perché l'abbiamo rivitalizzata, l'abbiamo un attimo, abbiamo dato un po' di attenzione e di cure e adesso è pronta e bella per essere riaperta. Per noi è veramente un aspetto importante del nostro percorso, insomma, iniziato già da una quindicina di anni e che aveva già l'idea chiara di fare un museo prima o poi. Eh Adesso certo. ci siamo, insomma, siamo molto contenti ed emozionati. Benissimo. Nell'occasione l'antico e storico edificio verrà anche illuminato con un nuovo e scenografico impianto che appunto ne simboleggerà la restituzione alla fruizione pubblica. Quanto è intervenuta la Fondazione Dal Mare, insomma, presieduta da te, al fine proprio di raggiungere questo obiettivo? Sì, la Fondazione Mare ha questo obiettivo, insomma, sono anni che opera nell'ambito della rivalutazione dell'arte e della cultura marinaresca. Ci siamo già sentiti diverse volte, noi siamo precari, ci sentite sempre. Con a seguito di un protocollo d'intesa con il Comune che aveva l'intenzione, ha sposato la causa della realizzazione del museo, abbiamo individuato questa location che era chiusa, ed era disponibile ed è perfetta per realizzare questo primo aspetto di questo progetto che sarà un museo. All'interno della torre, il museo fra qualche mese apriremo i contenuti del museo vero e proprio. Per il momento stiamo ripartendo dai luoghi che ci ospitano, perché ci siamo resi conto che la torre è stata sempre un po' diciamo, distrattata, no? Un po' nascosta lì nella piazza, tra periodi di aperture e chiusure. Sì. Non è stata mai forse valorizzata per quello che è, cioè un monumento del 1750, testimone di storia meravigliosa. Noi l'abbiamo ricostruita, quindi da qui a 2 o 3 mesi ci sarà una mostra permanente che abbiamo realizzato con l'aiuto e la collaborazione di appassionati, storici e collezionisti. Ci sarà una mostra molto bella da vedere, di fotografie che raccontano Taranto con le foto dal 1780 ad oggi e poi dei pannelli, una timeline di contenuti che raccontano invece con dei testi e delle ricerche che abbiamo fatto, unendo notizie che si sapevano a qualche chicca inedita che è stata frutto di ricerche in archivio, siamo riusciti a ricostruire la gran parte della storia della torre e della Piazza Fontana. Quindi stiamo, Benissimo. diciamo, festeggiando i luoghi in questo momento e li stiamo raccontando con una forza, speriamo, una E a mostra. proposito di fare rete, Alessandro, con altre realtà, proprio in quest'ottica la riaccensione della Torre dell'Orologio di Piazza Fontana è stata inserita anche nel programma della rievocazione storica del matrimonio di Maria d'Enghien, che accadrà anche essa sabato, avrà luogo Sì, sabato. è stata una coincidenza fantastica perché io avessi dovuto, avevamo fissato le date, ma avessi dovuto scegliere una coreografia perfetta, diciamo, per festeggiare un Sì. evento del genere, avrei immaginato un corteo storico di epoca medievale, quindi Ah, vedi quelle coincidenze belle. sarà uno spettacolo bellissimo. L'associazione di Maria d'Enghien si è messa a disposizione, insomma, dell'evento, ci faranno questo grande regalo, Bello. come anche il Taranto Grand Tour, diciamo, è stato un po' da tradino e quindi ci saranno Certo. belle sinergie tra gli operatori. Assolutamente. Io ti ringrazio Alessandro Maruccia per questo collegamento telefonico. Ci vediamo sabato 26 ottobre alle ore 19 in Piazza Fontana per l'accensione della Torre dell'Orologio e ovviamente per È il indicata corteo. la cittadinanza, indichiamo veramente, saremo felici di essere veramente in tanti perché è un Sarà bel momento, così. noi siamo emozionati e sarà emozionante per tutti. Grazie, Sarà così. grazie Grazie Alessandro, buon lavoro, buona giornata.
te, buona giornata. Grazie.